Probabilmente uscì, chiudendo dietro a sé la porta verde. Qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio. Oh, così a me sembrava. Comunque, grazie a tutti per essere qui oggi a questa nuova presentazione dell'artista Stefano Quacchi, che con piacere riusciamo ad ospitare nella nostra galleria Mantova. È la prima volta che viene nella nostra città. Devo dire che è un artista conosciuto di recente, che però ci siamo trovati subito in grande sintonia e armonia, e quindi siamo riusciti in breve tempo a fare alcune cose insieme, insomma, da una pubblicazione su Archivio a questa mostra. Il cranio raso è un misterioso e strano suo apparecchio, un cinto d'ernia che sembrava una fondina per la pistola, ma quel mattino aveva il viso dei 20 anni, senza rughe e rabbia ed avventura. Questa mostra, che ha una particolarità, la particolarità è che queste 10 tele grandi alla mia destra e alla mia sinistra sono legate tutte ad una canzone, cioè ognuna ad una canzone che aveva per soggetto l'immigrazione italiana nelle Americhe. Alcune di famosi compositori, da Fossati, da Puccini, a De Gregori, e altre invece canzoni popolari. Quindi cosa è riuscito a fare il nostro artista? Studiando i testi di queste canzoni, ha estrapolato delle immagini e dei significati che lui ha riportato su queste grandi tele realizzate ad acrilico. Quindi in queste opere c'è una sua, diciamo, rilettura della canzone, fatta attraverso anche delle chiavi di lettura personali, che però, leggendo il testo, anche all'osservatore risultano facili o comprensibili, chi più chi meno, però insomma sono opere ricche di significati e di elementi. Ogni quadro, ci sono tanti spunti, tanti elementi. Ad esempio, guardando anche solo questo, c'è il leone, c'è quest'uomo che lotta contro questa forza, c'è Paperino, c'è l'indiano, questo bello, ma non c'è nulla a caso, tutto ha un suo preciso significato e una sua interpretazione poetica della canzone. Esattamente. Abbiamo voluto accostare ad ogni tela i testi, proprio per poter così dire meglio il significato di queste opere, anche se ciò non toglie che l'opera, anche al di fuori della canzone, ha un suo significato e una sua valenza artistica e emozionale indipendente dalla canzone stessa. Alle mie spalle questa grande opera, che invece non è legata a una canzone, ma è sempre un percorso di partenze, di arrivi, magari pescato più in profondità. Ma c'è anche un breve testo, sì, che può aiutare a comprendere. Un'opera molto complessa, questa forse più delle altre, sì. E quindi non vi svelo niente, siete liberi di guardarla e di osservarla se volete. Su questo Deppler c'è il testo a cui è collegato. Quell'artista è qua, a disposizione appunto dei presenti. Quindi, Stefano, io ti ringrazio per aver potuto presentarti a Mantova, e spero.
qualcos'altro più avanti. America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, era il destino. L'America era life, sorrisi a denti bianchi su patinata. L'America era il mondo sognante e misterioso di Paperino. L'America era allora per me provincia dolce, mondo di pace, perduto paradiso, malinconia sottile, nevrosi lenta e Gunga di Neringo, gli eroi di Casablanca e di Forta Pace. Un sogno lungo il suono continuo ed ossessivo che fa illimentra, non so come la vide.